Bene, prima di tutto presentati. Sono Cristina Jurisevic, faccio parte del NIDIL da 5 anni, il NIDIL Nuova Identità di Lavoro, è una parte della CGIL che si occupa di tutto il lavoro che non è subordinato, perciò precariato, partite IVA, lavoratori autonomi, e attualmente nell'ultimo anno faccio parte della segreteria del NIDIL in CGIL. Bene, allora io dall'alto dei miei anni mi capita di parlare con altri vecchiacci coetanei ricordando che noi forse siamo l'ultima, anche l'unica generazione che si è goduta la vita sul serio. C'è stato quel cinquantennio in cui uscivamo dalla guerra con un po' di povertà, quindi non tanto viziati, siamo goduti il progresso tecnologico e degli ottimi stipendi e alla fine una grassa pensione. E guardo con una certa pena invece voi giovani, intanto per l'aspettativa di lavoro. Io ho aspettato qualche settimana per trovare lavoro dopo la laurea. Ecco, come la vede un giovane la possibilità di trovare un lavoro adesso? Beh, diciamo che siamo, penso, la prima generazione che è peggiore rispetto ai propri genitori, credo in assoluto. E la nostra prospettiva per il futuro ormai risiede nel lavoro precario, risiede nel non avere un domani, non sapere se domani si avrà un lavoro, non sapere se in futuro avremo una pensione, ma quelli sono discorsi già troppo a lungo termine. E, diciamo che per un giovane d'oggi laurearsi conta relativamente poco, perché magari tante volte hanno più fortuna quelli che hanno la terza media e che trovano subito lavoro in un fast food o in un supermarket rispetto a quelli che hanno anche tre lauree e si trovano a fare ricercatori a vita con tutto quello che ne consegue. Sì, se posso commentare, qua il governo, le statistiche dicono che i disoccupati sono meno del 10%, no? Però quelli sono quelli che non hanno lavoro, però credo che sia una galassia enorme di gente che vive comunque molto male la sua situazione, cioè il precariato assoluto, se non la schiavitù nel lavoro normale o fra i lavoratori delle cooperative. Bene, e una volta che uno di voi ha trovato il lavoro magari a 35 anni, cosa si aspetta per la sua vecchiaia? Allora, diciamo solo che il presidente nazionale dell'INPS, Mastrapasqua, ha dichiarato poco tempo fa che se i lavoratori precari, i lavoratori parasubordinati, sapessero cosa li aspetta nel futuro, sapessero qual è il loro stato contributivo, verrebbe fuori una rivolta popolare. Infatti i dati non sono stati dati. E, per questo anche il NIDIL ha deciso nelle prossime settimane di fare, oltre a un gazebo in piazza, anche un'accoglienza, proprio per dare ai lavoratori parasubordinati la possibilità di conoscere il loro stato contributivo e di conoscere perciò quello che li aspetta nel futuro. Diciamo che per ora io credo che la gran parte di noi forse se la caverà con la minima, se la minima esisterà ancora all'epoca. Comunque le prospettive non sono sicuramente rose. Per quanto invece riguarda la disoccupazione, c'è un enorme problema, nel senso che è facile capire quando un lavoratore subordinato è disoccupato. Quando un lavoratore parasubordinato è disoccupato è molto più difficile, perché il lavoro è discontinuo, perché esistono tutta una serie di lavori come lo stage, il voucher, che non hanno una... Che non si possono considerare lavoro e che perciò non vengono considerati all'interno dei disoccupati, però diciamo che all'incirca i parasubordinati disoccupati con la crisi sono il 10% dei disoccupati totali, anche se però, ripeto, non è un dato reale, è un dato fittizio, perché non possiamo avere un dato reale rispetto a questo. Sì, veramente, no, non per essere pessimisti, ma mi domando se questi giovani che abbiamo qui attorno è bene che sappiano che hanno un destino così atroce o se è meglio che continuino a sognare in un altro sogno e così, qualcosa di diverso guardando la televisione, veramente un futuro oscuro. Uno degli aspetti curiosi che qualcuno mi ha citato è che anche la mia pensione, ma soprattutto la tua, dipende anche in buona parte dagli stranieri che lavorano. Perché gli stranieri che lavorano tendono, una buona parte, oltre al fatto che pagano veramente i contributi, perché ci tengono ad apparire, perché sennò li cacciano via, e quindi sono dei contribuenti garantiti, magari dopo 20 anni tendono a tornare a casa, farsi il gruzzoletto e tornare a casa, e rinunciano quindi alla liquidazione, che resta a noi. E quindi è un piccolo dato positivo, ecco, di quello che ci lasciano gli stranieri, però insomma è una magra consolazione.
Quindi, mia cara, auguri a te e alla tua generazione. Grazie, speriamo di averti come futuro sindaco e speriamo che la situazione cambi. Brava.